monopolio di locali in Piazza del Campo. A rispondere è il direttore commerciale di Sielna Spa, Cataldo Staffieri. Installata la centralina meteo a Palazzo Berlinghieri, in piazza intanto sono stati montati gli steccati. È Silvio Franceschelli il candidato unitario del PD per la corsa alla presidenza della provincia, in attesa di conoscere l'altro candidato. Per lo sport, Robur non va oltre il pareggio nel derby con l'Arezzo, al Rastrello finisce 0-0. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Si è parlato in questi giorni di un monopolio dei locali in Piazza del Campo da parte di un gruppo imprenditoriale. A fare chiarezza su questo punto il direttore commerciale della Sielna Spa, Cataldo Staffieri, che ai nostri microfoni annuncia l'apertura di un mulino al posto di due attività commerciali. Sentiamolo. Sielna Spa apre le porte, anzi aumenta le porte in Piazza del Campo. Si è parlato di monopolio, si può veramente definire un monopolio? No, non proprio, perché le attività che attualmente gestisce Sielna Spa in Piazza del Campo è solo una. E alla fine ne riuscirà a gestire, rifacendo determinati lavori e ristrutturando alcuni locali, tre attività, tutte e tre di diversa concezione, quindi che non creeranno concorrenza e non faranno monopolio, dato che in piazza ci sono 20 locali. E il più importante è quello che attualmente si chiama Cuoricino Ex Costa, che inizieranno i lavori a fine novembre. Poi verrà ristrutturato l'antica osteria Bigelli, che lascerà il marchio Bigelli, però sarà appunto di proprietà della Sielna Spa. E infine, per chiarire anche questo equivoco, è stato preso gli immobili di proprietà dove appunto vendevano le scarpe e l'ottica, perché intendevano lasciare, non perché avevamo necessità di prendere. Lì nascerà un metodo nuovo di ristorazione, verrà fatto un mulino dentro la struttura dove trasformeremo il nostro grano, dato che abbiamo anche un'azienda agricola in località Santa Colomba dove produciamo grano biologico, grano di antica tradizione e dall'anno prossimo anche il grano di Verna molto probabilmente. E quindi avere la possibilità di produrci la materia prima base e poter far vedere come avviene il ciclo produttivo sarà appunto quel richiamo che servirà sia per il turista ma anche per la città, di una cosa nuova e impegnativa, perché in un'attività come quella, in un posto come in Piazza del Campo, creare un mulino non è una cosa molto semplice. Ma cosa raggruppa la società Sielna Spa? Abbiamo cercato di scoprirlo, vediamo. Sielna Spa raggruppa una serie di società che hanno investito in una serie di settori, da appunto la ristorazione e in particolare il marchio Nannini, quindi anche la torrefazione, a situazioni immobiliari dove hanno visto ristrutturare vecchie situazioni che erano decrepite e poterle rivendere sul mercato. In primis il marchio Nannini, che in futuro diventerà responsabile commercio estero, poi Villa dell'Ombrellino, una SRL che dal 2013 gestisce a Siena i bar Nannini Concadoro, Nannini Toselli e Nannini Massetana, e infine Anze Colt, una SRL con sede a Bari, anch'essa nel mondo della ristorazione. Entro il 2020 nascerà poi Dolci Nannini Siena, che vedrà l'apertura di nuovi punti vendita, di cui 4 proprio nella città senese. Raddoppieremo i punti vendita nei prossimi 2 anni, andremo a 8, ogni punto vendita avrà una connotazione diversa. La domanda è d'obbligo, si è parlato di monopolio in Piazza del Campo, ora si parla di 8 punti vendita di Nannini a Siena, insomma si parla quasi di monopolio senese. No, monopolio senese non può essere. Tenga presente che Nannini prima aveva 6 punti vendita, poi un paio sono spariti e ora si ritorna a 8. Ma quanti assunzioni si può parlare? Allora, parleremo di circa 200 assunzioni nei prossimi 2 anni. Nell'immediato, entro marzo-aprile 2019, almeno 60. Fra un po' uscirà un bando dove poter presentare la richiesta di lavoro, perché non cercheremo solo baristi e camerieri, ma anche molto ragazzi laureati in economia e in biologia. Cambiamo argomento, giornata di ribasso a Piazza Affari per il titolo Monte dei Paschi, che ha toccato anche quota 1,88 con quasi il 7% di segno meno. Intanto la banca sta per cedere una parte del patrimonio immobiliare. Sentiamo a tal proposito le parole di Maurizio Montigiani.
è stata una giornata che ha colpito tutto il settore bancario e oggi andiamo a commentarlo quando in realtà il titolo Montepaschi si è comportato quasi come il resto del settore. Ovviamente è più sensibile per un discorso di debolezza patrimoniale e di altri requisiti tecnici alle oscillazioni di mercato. Si pensi che quando si associa immediatamente la debolezza dei titoli di Stato ci si ricorda che il governo e tutte le, diciamo, le bizzarrie che i mercati fanno intorno alle dichiarazioni dei suoi esponenti è socio al 68% e rotti della banca stessa, quindi è chiaro che un'oscillazione dei titoli di Stato, anche se non è vero, come hanno scritto alcuni analisti oggi, che incidono direttamente sui requisiti patrimoniali, non è vero che tutti i titoli di Stato che una banca detiene sono detenuti per trading. Quello che veramente ha mosso il titolo in negativo nei giorni precedenti è il fatto che alcune operazioni che vengono concluse anche in vista della chiusura di bilancio di fine anno, tipo la cessione del patrimonio immobiliare che era stato precedentemente cartolarizzato e quindi va smontata anche l'operazione Casaforte che lo aveva, diciamo, portato fuori dal bilancio, la cessione della controllata in Belgio che ovviamente è avvenuta a 42 milioni e il suo valore a bilancio era di gran lunga superiori, altri rumors che vedono accantonamenti da prevedere perché la vicenda dei diamanti ovviamente darà luogo a rimborsi un po' maggiori di quello stimato nell'ultima semestrale, tutto questo impone al governo di accelerare una pianificazione perché già entro il 2019 il tesoro deve trovare il modo di uscire dal capitale della banca o almeno preventivare la sua uscita comunque entro il 2021 o portarsi a livello di partecipazione infinitesimale quando ha un prezzo di carico superiore ai 7,19 euro. Si avvicina il palio straordinario e come sapete nei giorni scorsi è stata installata la centralina meteo a Palazzo Berlinghieri proprio in vista del prossimo 20 ottobre. Intanto questa mattina in Piazza del Campo sono stati montati una parte degli steccati, mentre è ufficiale la partecipazione della fanfara dei bersaglieri al palio dedicato alla fine della Prima Guerra Mondiale. Sentiamo le parole proprio sulla centralina meteo e non solo dell'ingegner Paolo Ceccotti. Centralina è stata installata a Palazzo Berlinghieri per la collaborazione di Meteo Siena 24 e in rilevazione dei dati ambientali. I dati vengono trasmessi a un terminale che è presso gli uffici del comune e trasmessi ed elaborati poi nelle strutture di Meteo Siena 24. E quindi questo vi consente di avere un monitoraggio delle condizioni meteo e in linea di principio, secondo quelle sono le nostre aspettative, ogni 3 ore dovremmo avere un aggiornamento per capire se ci sono o meno scostamenti rispetto a quella che è la previsione giornaliera che ci fa Meteo Siena 24 e che ci farà anche il Consorzio Lamma, perché c'è una collaborazione anche con il Consorzio Lamma che elabora e ci fornisce i suoi dati, anche in questo caso con un bollettino giornaliero e con una tendenza ogni 3 ore. Quindi sostanzialmente se i dati dovessero cambiare nel corso della giornata dovremmo avere dei report e degli alert soprattutto per la condizione meteo. Noi ci aspettiamo un meteo splendido in modo tale che il lavoro possa scorrere al meglio, però il periodo è tale che ci può far pensare anche a precipitazioni. Oggi per esempio non era prevista alcuna precipitazione, invece abbiamo ricevuto un messaggio dove si diceva che c'erano state delle variazioni sulle correnti e quindi era attesa qualche rovescio in particolari zone della città. Superati i primi 100 giorni di governo della città, per la giunta De Mossi è tempo di bilanci. A parlare è l'assessore Francesco Michelotti che fa il punto sulla sicurezza in città. Sentiamo. Noi abbiamo iniziato un lavoro di monitoraggio, ci siamo dati delle scadenze, degli step insieme proprio alla Polizia Municipale ma insieme anche altri soggetti e con cadenza mensile stiamo facendo un esame del territorio della città per capire quali sono le zone da attenzionare. Devo dire che un aiuto preziosissimo all'amministrazione l'ha dato anche il lavoro che la Prefettura ha fatto e che Sua Eccellenza il Prefetto ha illustrato proprio l'altro giorno durante il Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Quel sistema di videosorveglianza che è intensificato e che permetterà ora di trasmettere in tempo reale sostanzialmente le immagini, i dati
alle forze dell'ordine rappresenta sicuramente un elemento fondamentale per garantire la sicurezza, sia per prevenirla, sia come deterrente, ma anche e soprattutto per andare poi a intercettare l'autore, diciamo, dell'illecito. Quindi da questo punto di vista sicuramente la prefettura è stata ed è il punto di riferimento centrale cui noi facciamo riferimento in materia di sicurezza. Noi faremo anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, le nostre proposte a Sua Eccellenza il Prefetto per intensificare la sicurezza, i controlli, soprattutto in alcune zone del centro, ma anche nell'immediata periferia, perché non abbiamo dimenticato che quartieri e zone di periferia come Taverne, come San Miniato richiedono comunque la nostra presenza, e anche grazie alla Polizia Municipale stiamo approntando un piano sotto questo punto di vista. È Silvio Franceschelli il candidato unitario del PD per le prossime elezioni del Presidente della Provincia che si svolgeranno il 31 ottobre. L'attesa adesso è capire chi sarà il candidato del centrodestra, probabile una convergenza su Luigi De Mossi. Il servizio. È Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino, il candidato unitario del Partito Democratico per le elezioni provinciali del 31 ottobre. Lo ha stabilito la direzione provinciale del Partito Democratico di Siena, riunitasi il 5 ottobre, ritenendo un errore che la Commissione della Camera abbia confermato il no ad un election day per le province nel decreto mille proroghe e considerato, come ribadito dall'UP, il voto in più date una scelta ragionevole e fonte di sprechi, in quanto tra ottobre e gennaio sindaci e consiglieri comunali saranno chiamati più volte a votare prima per il Presidente e poi dopo due mesi per il Consiglio Provinciale, afferma la nota stampa del Partito Democratico, ritenendo un ulteriore errore la non cancellazione dell'assurda regola che non consente ai sindaci con meno di 12 mesi di mandato di candidarsi, norma che limita la rappresentanza democratica e territoriale, continua la nota stampa, ringraziando Fabrizio Nepi, che nel corso di questi anni ha svolto il suo ruolo con capacità, generosità, attenzione ai territori e disponibilità al confronto, e anche il sindaco di Trequanda, Roberto Machetti, il sindaco di Sarteano, Francesco Landi, entrambi potenzialmente candidabili al ruolo del Presidente della Provincia, ringraziando il sindaco di Chiusi, Iuri Bettolini, verso il quale un documento unitario della Val di Chiana, del quale la direzione prende atto, si è espressa come candidatura di area per la generosità e il senso di responsabilità con il quale si è messo a disposizione l'obiettivo di una candidatura unitaria. Affermiamo che sarà Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino, il candidato unitario del Partito Democratico. Le candidature alla carica di presidente dovranno essere presentate presso l'ufficio elettorale costituito presso la provincia di Siena entro le 12 di giovedì 11 ottobre, mentre le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 nel seggio costituito presso la sede della provincia di Siena il 31 ottobre, e che l'elezione del presidente della provincia avverrà con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Cambiamo argomento, cerimonia in ricordo del professor Franco Nobile a un anno dalla sua scomparsa. Lega Tumori Siena e i Carabinieri hanno voluto ricordare il professore deceduto il 5 ottobre di un anno fa. Sentiamo le parole della presidente della LILT, Gaia Tancredi. Sì, ad un anno esatto dalla sua scomparsa, lui è scomparso il 5 ottobre dello scorso anno. E insieme ai Carabinieri abbiamo deciso di fare questa cerimonia per ricordarlo. Per me è stato, come sapete, un grande maestro. Per 25 anni ho fatto un cammino con lui per la prevenzione oncologica in questo territorio, e abbiamo aperto insieme un grande centro che adesso si moltiplica, perché molto presto avremo una nuova sede intitolata per l'appunto al professor Nobile. Mi ha insegnato molto e mi ha lasciato anche una grande eredità che insieme allo staff di Lega Tumori porto avanti proprio all'insegna della prevenzione, perché la prevenzione resta e rimane, come diceva il professor Nobile, l'arma migliore che abbiamo per difenderci da tumori. È stata presentata da Carlo Pepi, collezionista ed esperto d'arte, la mostra pittorica Daviani a Viviani. Inoltre, oggi pomeriggio si è svolta una conferenza con il relatore Raffaele Ascheri, nuovo presidente della Biblioteca Comunale, e del professor Leonardo Scelfo. Una mostra molto importante di due artisti poco noti ma bravissimi, e lì ci sono anche documenti, c'è la loro vita, la loro anima, non sono opere diciamo molto importanti, importanza la gente la ritiene quando le opere sono costose, no, sono importanti quando c'è un contenuto, quando c'è un forte segno di arte, di personalità, di innovazione, di novità.
di non aver copiato nessuno. Entrambi questi due artisti sono stati se stessi, non hanno copiato nessuno, sono originalissimi. Viani nel segno così scabroso, così proprio unico. L'altro per aver umanizzato fiori, anche i cani, tutto quello, gli uccelli, a San Rossore, tutto molto umano, molto, molto poetico. Ecco, deve insegnare anche questo alla mostra, che non solo esistono i grossi nomi che diciamo tutti conoscono e tutti ammirano, ci sono artisti ritenuti di secondo livello che sono importantissimi altrettanto come grandi nomi, e questi due sono nomi veramente di primissimo livello. Durante la presentazione, tra l'altro opere che appartengono anche alla sua collezione. Tutti, sia carteggi, sia non c'è un'opera che non sia della mia collezione. Spostiamo adesso in Valdelsa. La polizia penitenziaria di San Gimignano ha dovuto sedare una rissa, coinvolti tre detenuti magrebini con lame e coltelli. Sentiamo. Rissa tra detenuti magrebini armati di lame e bastoni. È successo sabato scorso nel carcere di San Gimignano, quando tre agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti nel tentativo di sedare una rissa tra detenuti armati di bastoni e lamette, quest'ultime ricavate dai piedi dei tavoli di legno delle loro celle. Poteva finire in tragedia, vista la violenza con la quale i tre magrebini sono venuti a contatto, ma grazie a professionalità e senso del dovere, gli agenti sono riusciti a ristabilire l'ordine e la sicurezza all'interno della sezione, dicono i sindacati, che non nascondono la propria insoddisfazione. L'ennesimo campanello d'allarme dovuto anche alla mancanza di un dirigente e un comandante di reparto in pianta stabile. I tre agenti hanno riportato ferite, traumi e contusioni tali da dover ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell'ospedale di Siena. Quest'ultimo caso ha spinto i sindacati ad organizzare per mercoledì mattina un sit-in davanti ai cancelli dell'istituto. C'è la volontà di far sentire la propria voce in considerazione dell'ultimo episodio avvenuto, senza dimenticare che ad agosto un agente della polizia penitenziaria di San Gimignano si era suicidato nel parcheggio sparandosi con la pistola d'ordinanza. Negli ultimi tre anni si sono suicidati più di 55 poliziotti e dal 2000 ad oggi sono stati complessivamente più di 110, disse in quella circostanza Donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, evidenziando la mancanza di benessere lavorativo. L'amministrazione penitenziaria non mette in campo alcuna concreta iniziativa per dare un sostegno a chi è in prima linea nelle carceri. Parliamo di ciclismo. La Giotti Victoria è pronta a fare il suo ritorno nel ciclismo a livello nazionale, con l'impegno di investire anche nello sport della Valdelsa. Sentiamo. Storicamente con il marchio Mobilvetta la famiglia Ciotti ha fatto un po' l'icona, no? Nel mondo dello sport e in particolare nel mondo del ciclismo. Siamo ripartiti ufficialmente, abbiamo siglato il contratto della nuova squadra qualche giorno fa, ufficialmente ripartiremo nel 2019, un'altra sfida nel mondo dello sport. È chiaro che ci crediamo molto in questa nuova scommessa. Si riparte o si riprende un po' quello che è stato fatto 20 anni fa con il marchio Mobilvetta e con il quale è stato raggiunto anche la maglia rosa al Giro d'Italia, e mi auguro che i successi insomma arrivano. I budget nostri non sono quelli della Sky, ma sicuramente insomma cercheremo di far bene anche in questo mondo. Credo che in questa azienda si respiri un clima aziendale bellissimo, il che fa sì che si possa fare business ottenendo ottimi risultati. Per quanto mi riguarda, a 25 anni essere responsabile back office di una realtà così importante è sicuramente un'ottima soddisfazione per una ragazza giovane come me. Il nostro obiettivo oggi rimane ed è quello di lasciare il segno anche sul territorio. È chiaro che bisogna ci siano le condizioni per farlo, e noi ce la metteremo tutta per non fare investimenti nello sport, e non solo, come prima è stato detto, a Pescara o ancora più nel ciclismo, ma di lasciare un'impronta sul territorio. Noi ci proveremo, in questo momento stiamo già dialogando per capire le possibilità e le condizioni che ci sono, e vediamo se da qui alla fine dell'anno riusciamo a fare qualcosa di importante anche sul territorio del Valdelsano. E restiamo sullo sport valdelsano, perché la Poggibonsi Pallanuoto ha voluto sensibilizzare il tema della donazione con una iniziativa condivisa con Avis. Sentiamo di cosa si tratta.
Questa iniziativa nasce dalla collaborazione con Avis, che è nata l'anno scorso con la realizzazione del primo torneo Avis di pallanuoto Under 13 a Poggi Bonzi. È nata un'amicizia, è nata una collaborazione che quest'anno è sfociata con questa donazione collettiva di gruppo della prima squadra della Poggi Bonzi pallanuoto. Donazione che vede dei donatori abituali più quasi 10 donatori nuovi aspiranti, quindi è già una bellissima cosa. E in più c'è la novità, noi abbiamo pensato, ideato questo Poggi Bonzi pallanuoto Blood Challenge, l'abbiamo nominato, c'è anche un hashtag, quindi se magari è carino se qualcuno ci seguirà anche sui social, e in cui sfidiamo altre squadre sportive non necessariamente di pallanuoto a donare il sangue, quindi accostando il binomio sport uguale salute uguale solidarietà, una cosa a cui teniamo particolarmente. Per l'Avis è la prima volta che facciamo una donazione di gruppo con un'associazione sportiva. Il valore è enorme ovviamente, perché dietro ci sta tante sensibilità di questi ragazzi sul valore del dono, e quindi noi come Avis e Poggi Bonzi siamo contentissimi, e si spera che questa sia la prima di una lunga serie, visto che il territorio offre tante associazioni sportive e che quindi le altre seguino questo esempio, che è veramente un esempio secondo me da seguire. Ci spostiamo adesso a Buonconvento, dove ieri si è svolto un evento totalmente volto all'educazione dei bambini e all'integrazione attraverso lo sport. Un'occasione per ritrovare quei sani principi di condivisione e di unione. Capofila del progetto il comune di Buonconvento con tutte le associazioni sportive. Sentiamo le parole delle due capofila del progetto Sportivamente Insieme, il vice sindaco di Buonconvento Costanza Monaci e la coordinatrice del comitato italiano UNICEF Valentina Zerini. Sportivamente insieme, lo sport incontra i diritti, e questo è il titolo della giornata di sport e di insegnamento organizzato dal Comune di Buonconvento e da tutte le associazioni sportive del territorio. Una giornata coadiuvata dal Comitato Italiano per l'UNICEF, che ha inserito questo speciale evento nel programma Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti. Partendo dallo sport, infatti, il fine è arrivare ad un superamento dei confini e delle barriere che possono nascere nel corso del tempo e sostenere l'inclusione e le pari opportunità. Quanto lo sport, oltre ad essere un gioco, sia importante nel proprio valore educativo, un vero e proprio strumento di unione e inclusione per sostenere positivamente il percorso di crescita e di formazione di ogni bambino e adolescente. Un gran lavoro di squadra quello tra l'amministrazione comunale di Buonconvento, con il vice sindaco Costanza Monaci in testa, le associazioni sportive di calcio, pallavolo, karate, ginnastica artistica e danza, e anche i ristoratori, che hanno voluto a modo loro contribuire alla nobile causa offrendo la merenda e soprattutto facendo riflettere quanto sia importante anche una sana e corretta alimentazione nello sport e nella vita. L'amministrazione comunale ha messo fra le sue priorità quello di investire sulle nuove generazioni, di investire quindi sul futuro di Buonconvento. Infatti nel 2015 l'amministrazione comunale ha approvato, con una delibera di giunta, ha aderito al programma Città Amiche dei Bambini, delle Bambine e degli Adolescenti. Che vuol dire? Vuol dire che l'amministrazione si è impegnata ad avere una particolare sensibilità nei confronti della tutela dei diritti dei bambini in ogni scelta che andrà a fare. Il nostro ruolo come organizzazione che promuove la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti è stato di accompagnamento all'amministrazione comunale di Buonconvento per organizzare e realizzare una serie di azioni su questo territorio che potessero incidere positivamente. Il programma Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti tocca tutte le realtà e tutti i contesti in Italia. Apriamo la nostra pagina sportiva. Nonostante la superiorità numerica per uno spezzone di gara, la Robur non riesce a battere l'Arezzo e trova il secondo pareggio stagionale dopo quello della settimana scorsa. Prima del derby una carica della polizia ha evitato il contatto tra le due tifoserie dopo un lancio di bottiglie da parte dei sostenitori aretini contro quelli bianconeri nei pressi dello stadio. Sentiamo. Secondo pareggio consecutivo per la Robur. Dopo lo 0-0 con il Pontedera, finisce a reti bianche anche il secondo impegno di campionato contro l'Arezzo. I bianconeri non sono riusciti a segnare, sprecando anche un calcio di rigore con Cianci, nonostante la superiorità numerica per buona parte del match.
Beh, una partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, dove secondo me Siena ha fatto la partita e l'Arezzo si è difeso con ordine e ha provato a ripartire. E il secondo tempo è una partita con un senso solo, dove a Siena è mancato solo gol. Ci sono 3-4 rigoristi, quando c'è in campo Guberti, Guberti è uno di questi, Gliozzi uno di questi, Aramo uno di questi, Ciancio uno di questi, sono tutti rigoristi che partono allo stesso livello. Quando Ciancio ha preso la palla in mano, io gli ho lasciato calciare il rigore tranquillamente. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, ovvio c'è tanto da migliorare, ma credo che siamo sulla strada giusta. Siamo appena alla seconda parte di campionato, abbiamo passato un momento tra virgolette difficile perché non si capiva che categoria avremmo fatto. Comunque credo che siamo sulla buona strada, siamo una squadra nuova, ci stiamo conoscendo, ma siamo credo a buon punto, ecco. Già che due partite che non prendiamo gol, credo che sia una cosa importante, ecco. Poi prima o poi il gol credo che arriverà. Adesso il basket, incredibile rimonta della Onsharing Menzana che nell'esordio di campionato si impone per 77-78 sul parquet del Pala Oltrepò di Voghera contro la forte Bertram Tortona. Decisivi i canestri di Morais nel finale di gara. Sentiamo Andrea Radi. Esordio con vittoria per la Onsharing Menzana che al Pala Oltrepò supera la Bertram Tortona 77-78 con un finale incandescente. Primi due quarti speculari. La Bertram prova a scappare per i primi 10 minuti, trovando anche il più 16, ma il secondo parziale è tutto in marca Onsharing, che con carattere, dopo aver toccato il meno 19, rientra fino al 46-43, trascinata da Poletti e Packer, entrambi con 13 punti a metà tempo. Terza e quarta frazione di gioco con la squadra di coach Panza, che prova ancora ad allungare e resta a lungo con un vantaggio in doppia cifra. I padroni di casa si ritrovano con 8 punti di vantaggio a 3 minuti dalla fine. Negli ultimi minuti di partita però si scatena Carlos Morais, che con 3 jumper dalla media regala almeno 4 biancoverdi, che diventa poi meno 1 con la tripla di Capitan Marino. Tortona non riesce più a segnare e una penetrazione sulla linea di fondo sempre del solito Morais regala alla Menzana il primo vantaggio della partita a 9 secondi dalla fine. Il tiro di Knowles sulla sirena non va, Poletti cattura il rimbalzo e la Onsharing conquista così la prima vittoria stagionale. Miglior marcatore del match è Mitchell Poletti con 23 punti. Chiudono in doppia cifra anche Morais con 19 e Packett con 13. La cosa che mi è piaciuta di più è che non abbiamo mai mollato, ha commentato coach Moretti nel post partita. Siamo partiti molto male ma abbiamo reagito, abbiamo trovato le risorse psicofisiche per tornare in partita e alla fine siamo stati premiati. Adesso il volley, la Ema Villas Siena vince il Memorial Parenti a Santa Croce sull'Arno. Nel prossimo weekend il via al campionato, ma l'attesa è anche per il test match di giovedì contro i campioni in carica di Perugia. Sentiamo. La Ema Villas Siena gioca una buona partita contro gli austriaci di Innsbruck e si aggiudica la finale del Memorial Parenti a Santa Croce sull'Arno con il risultato di 3-1. Dopo aver vinto con un buon gioco i primi due set, la Ema Villas perde vantaggi il terzo, addirittura 30-32, ma torna a mostrare la propria faccia nel quarto parziale. Buona la prestazione di Hernandez, che ha chiuso con 19 punti all'attivo, e quella di Marotti e Ishikawa, rispettivamente 18 e 16 punti. Intanto siamo molto contenti della vittoria di questo trofeo e devo dire che la squadra comunque sta crescendo su tutti i fondamentali, anche dal punto di vista fisico e dal punto di vista del gioco. Adesso finalmente siamo praticamente tutti e possiamo riuscire a lavorare meglio e cercare di creare un'identità della nostra squadra. Sicuramente giocare poi con squadre di ottimo livello come Innsbruck fa solo che bene alla nostra squadra, anche perché dobbiamo vogliare ancora bene i nostri sistemi. E adesso giovedì avremo un'altra importante amichevole contro Perugia e niente, dobbiamo continuare a lavorare, cercare di pensare a costruire un'identità della nostra squadra sviluppata su tutti i fondamentali, diciamo. Non abbiamo avuto moltissimo tempo per lavorare insieme perché comunque molti erano impegnati con le rispettive nazionali, però comunque l'anno è lungo, quindi avremo molto tempo a disposizione per crescere e conoscerci meglio. Perugia, si sa, è una squadra costruita per arrivare in alto al massimo su tutti, sia in Europa che ovviamente in Italia. E sarà un ottimo test match prima di iniziare il nostro primo campionato di Superlega e dovremo affrontarlo al meglio e cercare di fare del nostro meglio.
Torniamo al basket, debutto con sconfitta nei rispettivi campionati per la Sovrana Pulizie Virtus e la Vismederi Costone. In Serie B i rossoblu cedono all'Etrusca San Miniato per 59-100, i gialloverdi invece in Serie C Silver fanno strada a Meloria che vince 56-67 al Pala Orlandi. Sentiamo Andrea Radi. Weekend negativo per Virtus e Costone maschile, entrambe uscite sconfitte dai rispettivi esordi in campionato. Per i rossoblu, pesante sconfitta 59-100 contro la forte Etrusca San Miniato dell'ex Nasello. Queste le parole di coach Tozzi al termine della partita. Commentare questa partita oggettivamente è molto difficile, secondo me dice tutto il punteggio ovviamente e l'andamento della partita. Oggi ci aspettavamo di trovare una squadra che aveva fatto invece un precampionato importantissimo, però ovviamente lo dico con molta lucidità, però con molta sincerità, nessuno si aspettava una cosa del genere. È un risultato che mi deve far riflettere, soprattutto a me, perché la maglia della Virtus non merita questa roba qui. Si fa un errore se tutto quello che è successo da 20 giorni a questa parte lo si imputa ad un cattivo atteggiamento. Questi ragazzi hanno testa, hanno cuore, hanno voglia, hanno passione. Invece secondo me la riflessione è proprio tecnica e dunque io mi sento chiamato in causa per primo. E prima di pensare a Alba, credo che dovrò riflettere su questa partita. Sconfitta anche per il Costone maschile, che cede in casa la Meloria Livorno per 56-67. Non bastano i 13 punti di Tognazzi e gli 11 di Bruttini. Ancora positivo invece il risultato del Costone femminile. Il Drago e la Fornace vince contro San Giovanni Valdarno 49-62 in Coppa Toscana e spera ora di essere ripescata come miglior seconda. Bene, siamo in chiusura, io vi lascio a un appuntamento con la TV della memoria, a seguire la replica del nostro TG e alle 22.45 vi riproporremo proprio la gara della Sovrana Pulizie Virtus contro l'Etrusca San Miniato. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.